calcio, la palla è per Victor Gardner, che non tira neanche stavolta. Ma lui non dirà mai, cioè. Sì, si prova a sfruttare le sue spalle con Polonara. Ci sono moltissimo oggi. Victor Gardner di nuovo Giuli che sfrutta il blocco di Oleksic. Ma davanti Savalesic. Ancora Gardner che serve Oleksic, che ha un mismatch a favore e segue. Probabilmente non è nemmeno la specialità della casa per Tashul Thomas il tiro da tre, però giustamente era da prendersi. Ecco, eccolo lì, la entra ora a Caserta. Sousa che distribuisce il pallone. Tentativo di pick and roll. Mitchell Watt contro Bilica a tiro, ma non però prende rimbalzo. Molto bene. Mitchell Watt, seconda stoppata. Sousa prova a servire Victor Gardner, forse il pallone è leggermente lungo, non è riuscito ad attaccare lo svedese, ma la palla ce l'ha ancora Caserta. Palla sotto per Oleksic, che c'è una pinta, prova a sfruttare il suo gancetto, c'è il fallo però. Lui non deve palleggiare in aria. È subito l'idea di Dell'Agnello per provare comunque a giocarsi la partita. Edgar Sousa che lavora contro Hickman, doppio piccherò l'alto per iniziare l'azione, poi Patney attacca di nuovo Gedefors, di nuovo Patney contro Pascolo, prende la linea di fondo, ha delle braccia infinite. Il numero... Non hanno rubato la palla, sta prendendo un pochettino di fiducia lui. Ancora quasi il recupero di Abbas che sta... La difesa in due, Milano torna più 16 dopo il time out, il Raptors è 4-0. Il pallone di nuovo per Patney che va a svitarsi con un bel tiro. Deve rubare, e se fosse stato lì Sanders, un pochettino in anticipo, ma non c'era. Il pallone per Patney, bravo McLean, presente, rimbalzo, più presente. Potuto tagliare dall'altra parte. Grande forse. Un'altra volta adesso non trova linea di passaggio per raggiungere, allora si gira, magicamente non sbaglia, poi l'appoggio. Tocca lui. Alla dentro per la linea di fondo. Non riesci assolutamente a difendere in quella situazione. Non si riesce a difendere l'abilità di passaggio davanti ad una testa. Ora vuota. Da 2, adesso sta sbagliando parecchio anche da 3 e rimane ferma a quota 9 sul meno 5 contro la pasta reggia che attacca Gardefors. Il pallone per Watt, ora gioca 2 con Gardefors, il gancio di Watt, canestro di Watt ridà 7 punti di vantaggio alla formazione ospite. Peric prova ad attaccare a Maggie per il secondo potenziale sorpasso di Romano Reir, che per ora sempre inseguito nella partita contro la pasta reggia. In attacco con Victor Gardefors, Watt e Ortre fanno a sportellate, il fallo di Ben Ortre che si becca anche la rimessa di Gardefors, chiude tutte le linee l'umana Reyer, proprio Ortre bar... Mancino che sbaglia e rimbalzo, partiranno a mille e proveranno a rientrare.